Ciao ragazze, questo è un look ispirato a Kim Kardashian. Lei ha sempre dei trucchi bellissimi con questi occhi intensissimi, quindi questo smoky marrone, nero, a volte grigio, a volte blu o viola, e mi piacciono tantissimo i suoi trucchi, quindi ho pensato di fare questo. Adesso mi avvicino così magari lo vedete meglio. Questo ciuffo ribelle. Ok, niente, dicevo, ha sempre questi occhi intensissimi, labbra nude sul rosato e guance rosate. E quindi niente, scusatemi se non sto tanto a chiacchierare in questo video, ma devo assolutamente uscire, se non esco subito arrivo in ritardo. E quindi niente, spero che il tutorial vi piaccia. Ah, un'altra cosa, fatemi sapere con un commento se c'è qualche look in particolare di qualche personaggio famoso, attrice, cantante, quello che mi piacerebbe vedere, che provo ad accontentarvi e scappo. Ciao 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 ciao! Prima cosa vado con una matita marrone luminosa a contornare il mio occhio, quindi a dare all'occhio la forma che desidero. A questo punto applico un matitone sempre marrone luminoso. Se siete molto brave e molto pratiche potete saltare il primo passaggio, quindi quello di delinearlo cioè di delineare l'occhio con la matita. Però secondo me è utile perché almeno sappiamo dove poi andare a dove usare il matitone. E anche a scuola di trucco mi hanno detto di partire sempre con la matita, così abbiamo già la forma dell'occhio delineata. Sfumo ancora. A questo punto applico la stessa matita di prima sotto, potete usare anche il matitone come volete. Vado a prendere questo colore e lo applico qui, sopra la piega. Dove comincia la palpebra fissa? Prendo un colore di questo tipo, molto chiaro, e lo applico sotto l'arcata sopraccigliare. Prendo del marrone, questa volta opaco, ma sempre caldo, quindi sul rosso. E vado a scurire il tutto perché lo voglio un po' più drammatico. Con un pennello a penna prendo un ombretto di questo tipo, quindi un brigiolino con tanti scimmerini, e vado ad applicarlo qui all'inizio della palpebra. Pochissimo anche qua, proprio appena appena. Con un terzo colore, che è questo qui, che è sempre un rosa molto molto brillante, ma un rosa chiaro. E lo passo sopra perché mi sono accorta che l'altro è davvero troppo chiaro e fa troppo contrasto, non mi piace. Vado ad utilizzare una matita nera nella rima interna dell'occhio, perché sono diventata rossa. Con un eyeliner in gel e un pennellino vado a tracciare una riga d'eyeliner. Ridisegno le mie sopracciglia. Mascara. Cipria.
un po' di terra, soprattutto qui sugli zigomi. Ma questo pennello perde peli, ve ne siete accorti anche voi? Oh, lo vedo solo io. Pessimo acquisto, Vanessa. Sì, perde peli. Guardate, si staccano. Ora vado ad applicare un blush rosato. E questo bellissimo illuminante. Qua alla parte alta degli zigomi. Veramente meraviglioso. Questo illuminante. Adoro. Vedete che bell'effetto che fa. Contorno le labbra con una matita nude. E applico un rossetto sempre nude ma sul rosato. Finte. Il video è finito, spero che vi sia piaciuto. Non è niente di particolarmente difficile, è un semplicissimo smokey sul marrone. E basta, ciao!